Una volta, nel cuore dell'inverno, una regina cuciva seduta accanto alla cornice della finestra. Lì, mentre guardava la neve, si punse un dito e due gocce di sangue caddero sulla neve. Ah, se avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come la cornice di questa finestra, pensò la regina, che non aveva mai avuto una bambina. Poco tempo dopo le nacque una bambina dalla pelle bianca come la neve, dalle guance rosse come il sangue e dai capelli neri come l'ebano. La regina, purtroppo, morì subito dopo averla data alla luce. Presto il re prese una nuova sposa. Era una donna bella, ma anche molto orgogliosa. Una mattina domandò al suo specchio fatato: «Specchio, specchio, in questo castello, hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio le rispondeva: «Il tuo aspetto di tutte è il più bello, ma Biancaneve, dalla chioma corvina, è molto più bella di te, mia regina». La regina divenne bianca per l'invidia e da quel giorno cominciò ad odiare Biancaneve. Non si dava pace e un giorno fece chiamare un cacciatore. «Porta Biancaneve nel bosco e poi uccidila. Portami il suo cuore come prova della sua morte». Il cacciatore portò Biancaneve nel bosco, ma non riuscì ad ucciderla. «Ti prego», lo supplicò la principessa, «salvami la vita e io non tornerò mai più a casa. Sarà come se fossi morta». Il cacciatore, al posto di Biancaneve, uccise un cinghiale che passava di lì e portò il suo cuore alla regina. La principessa invece scappò nel bosco, correndo tra gli alberi e tra le rocce aguzze, finché non trovò una piccola casetta in cui ripararsi. Entrò per riposare un po'. Dentro la casetta ogni cosa era minuscola. C'era un tavolo imbandito con 7 piattini, 7 bicchierini, 7 forchettine e 7 coltellini. Nella stanza c'erano anche 7 lettini. Biancaneve mangiò il cibo nei 7 piattini, bevve il vino nei 7 bicchierini, poi si sdraiò sull'unico dei 7 lettini abbastanza grande per lei. Quando fu sera, rientrarono i padroni di casa. Erano 7 nani che lavoravano nella miniera sulla montagna. Accesero le candele e si accorsero che la casa era a soqquadro. Il primo disse: «Chi è seduto sulla mia seggiola?» Il secondo: «Chi ha mangiato dal mio piattino?» Il terzo: «Chi ha preso un pezzo del mio panino?» Il quarto: «Chi ha mangiato un po' della mia verdura?» Il quinto: «Chi ha usato la mia forchettina?» Il sesto: «Chi ha tagliato il mio coltellino?» Il settimo: «Chi ha bevuto dal mio bicchierino?» Infine, i nani si accorsero di Biancaneve che dormiva nel 7° lettino. Decisero di non svegliarla e le rimboccarono le coperte. Quando Biancaneve si svegliò, vedendo i 7 nani, si impaurì, ma loro la trattarono con grande gentilezza. «Come ti chiami, bella bambina?» le domandarono. «Mi chiamo Biancaneve». «E come sei arrivata alla nostra casetta?» «La mia matrigna, la regina, voleva uccidermi e mi ha fatto portare nel bosco. Il cacciatore che avrebbe dovuto uccidermi però mi ha lasciato scappare e mentre correvo ho intravisto la vostra casa». «Se vuoi, puoi rimanere con noi», le dissero i nani. «Dovrai solo pulire, cucinare e provvedere alla nostra casetta. Non ti faremo mancare nulla». Biancaneve promise che avrebbe fatto del suo meglio.
Da quel giorno, quando i nani uscivano per andare al lavoro, Biancaneve si dava un gran da fare per tenere in ordine la casetta e al loro ritorno mangiavano tutti insieme. Ogni mattina però i nani si raccomandavano: «Non devi aprire a nessuno all'infuori di noi. La tua matrigna, infatti, scoprirà presto che sei qui e verrà a cercarti». La matrigna, per molto tempo, non parlò più con lo specchio fatato, perché pensava di aver mangiato il cuore di Biancaneve. Un giorno, però, gli domandò: «Specchio, specchio nel castello, hai forse più visto un volto più bello?» E lo specchio rispose: «Il tuo aspetto è di tutte il più bello, ma solo dentro questo castello. Là nel bosco, in una casina, c'è Biancaneve, molto più bella della regina». La regina escogitò quindi uno stratagemma per uccidere Biancaneve. Con una stregoneria preparò una mela avvelenata, poi si travestì da contadina e si addentrò nel bosco alla ricerca di Biancaneve. Quando trovò la casetta dei nani, bussò alla porta. «Mi dispiace, ma non posso far entrare nessuno», rispose Biancaneve. «Fa niente», disse la matrigna. «Andrò a vendere le mie mele a qualcun altro, ma prendine una, te la regalo». E lasciò la mela avvelenata sul davanzale della finestra. La principessa, che dopo aver lavorato tutta la mattina aveva una grande fame, diede un morso alla mela e cadde a terra morta. Quando i nani tornarono a casa e trovarono Biancaneve distesa sul pavimento, fecero di tutto per risvegliarla, ma ogni tentativo fu vano. Piangendo, la misero dentro una bara d'oro e di cristallo, in modo che chiunque guardasse la bara da qualunque direzione potesse ammirare Biancaneve. Poi la condussero in cima alla collina. Lì fecero i turni per sorvegliare la bara, in modo che nessun furfante potesse avvicinarsi. Biancaneve rimase nella bara per molto tempo, finché un giorno un principe passò di lì e volle andare a vederla. Chiese il permesso al nano di guardia e si avvicinò al cristallo. «Quanta bellezza!» pensò tra sé. Il principe chiese ai nani di poter portare Biancaneve al suo castello, poiché se ne era innamorato. I nani, poiché il suo cuore era nobile e pieno d'amore, acconsentirono. Lungo la strada, però, i servi che trasportavano la bara inciamparono in un sasso. Così il boccone avvelenato che Biancaneve aveva ingoiato le uscì di bocca e la fanciulla si risvegliò. Il principe la invitò nel suo castello. L'avrebbe protetta giorno e notte dalla sua matrigna e l'avrebbe rispettata come una regina. Lì Biancaneve si trovò benissimo e presto si innamorò del principe. I due si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.